Ebbene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Forse l'ultimo episodio della serie, o forse l'ultimo episodio in cui effettivamente andremo a sconfiggere lui. Andremo a salvarlo e andremo a togliere di mezzo il cane gigante per prendere la cura Ocin. Ero fermato qua soltanto per dirvi che siamo da ben 28 ore a registrare questo, il giorno 50. Iniziamo subito, ma prima di tutto iscrivetevi e lasciate like, è fondamentale per il supporto. Siamo a Caverna Regale, livello meno 6, progresso 30%, iniziamo subito. E effettivamente non so al momento come si andranno a risolvere molte cose. L'importante è continuare ad esplorare. Ora andiamo subito qua. Ok, andiamo. 3, 2, 1, via. Allora, abbiamo dei piccoli ghiacciati che possiamo trasformare. Appunto, perché ci servono. Ok, perfetto. C'è un hack che vi permette. Un hack, boh, sembra che noi stiamo cheatando il gioco. Effettivamente è una cosa all'interno del gioco dove se fai lo scatto direttamente alla command villa mentre fa uscire i tuoi fogliolini praticamente di Pikmin, puoi direttamente avere i Pikmin stessi. È una strategia che utilizzano nelle speedrun. Intanto nella speedrun del 100%, perché se la stesse chiedendo, visto che nello scorso episodio ho parlato un pochettino anche di quello, diciamo che sta progredendo abbastanza bene. Ci ho giocato per 2 ore e 40 e vi devo dire, regà, è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo fatto praticamente tutto quanto, o meglio, ho fatto tutto quanto, perché non è che ho altre persone che giocano con me, magari l'avessi. E aiuto. No, questo è troppo grande. Veloce 3-2-1. Dai 3-2-1. Vai all'attacco veloce. Ok, grazie. Meno male, per il rotto della cuffia mi sono salvato. Ok, perfetto. Aiutiamo pure lui a fare qualcosa. Non a lui, ma a lui, nel senso lui. Ok, perfetto. Dovremmo aver fatto tutto quanto. Il tesoro va preso, perché va preso per completismo. Va preso. Noi prendiamo anche gli animali per completismo. Ovviamente non serve nel rendere il 100% effettivo in queste cave, eccetera. E neanche in tutti effettivamente i livelli. Però non li prendiamo per completismo sempre. Non ho capito perché mi dice che si sta aggiornando il computer. E infatti abbiamo un 40 di CPU. Speriamo bene. Sperando soprattutto che non laghi il PC, perché altrimenti se lagga è un leggermente piccolo problema. Ok. Dai. E vieni. E vieci. Dai. Bravissimo. Vai. Dai. No. Ehi. Che cosa ha fatto? Non l'ho capita, bro. No, questa non l'ho capita. Ah, dobbiamo attaccare da qua. Ah, non l'avevo capita. Allora, riavvolgiamo. A quanto pare qua il bro non era abbastanza chiaro nel spiegarci effettivamente che cosa dovessimo fare. E quindi, sì, stavo comprendendo che cosa effettivamente andava fatto. Ok, perfetto. Dovremmo essere riusciti comunque a fare tutto. Datemi un attimo di tempo, perché ovviamente abbiamo bisogno di Pikmin che si devono aggrappare. Quindi se non si aggrappano i Pikmin, diciamo, è un piccolo problema. Ok, vai veloce. No, vai, veloce. Mo che puoi. Vai. Veloce. Più potenziamento. Dai, 3, 2, 1. Vai. Attacca, veloce. Ok, è morto. Perfetto. Diciamo che sono morti anche quanti Pikmin. Cioè, sono morti tutti i Pikmin bianchi e un Pikmin viola. Chi se ne importa, alla fine avevamo perso già nello scorso episodio un bel po' di Pikmin, quindi fa niente. Ok, dovremmo stare abbastanza nel chill. Abbiamo fatto bene tutto quanto quello che bisognava fare, quindi ci sta davvero tanto. Ok, via. Ok, perfetto. E anche questa l'abbiamo fatta come cava. Diciamo che sto leggermente speedrunnando, perché questa cosa, non perché io voglio finire effettivamente il gioco più velocemente possibile, anche se questo gioco sinceramente non dico che mi sta scocciando, però mi è piaciuto e non credo che finisca qui. Per quello sto andando molto velocemente, perché voi pensate che finisca effettivamente questo gioco ed effettivamente no, non finisce ancora. Non so quanto ci convenga trasformare alcuni Pikmin. Forse i Pikmin quelli di ghiaccio più che altro. Ok, per il resto questo l'abbiamo fatto pure. Ok, perfettissimo. Ora si dovrebbe attaccare direttamente qua. Quindi 3, 2, 1, attacco. Attacco diretto. Non perdiamoci in chiacchiere. Attacchiamo direttamente e facciamo più. Oh,
ok. Ok, via, via, veloce, via, veloce, via, veloce. Ehi, ehi, ehi. No, ah, è vero, questo è quel boss. No, aspetta, avevo sbagliato un qualcosina. Allora, raga, adesso che sto registrando di nuovo tutto quanto, vi sto dicendo soltanto una cosa. È molto, molto complicato da affrontare questo boss. E quindi facciamolo nella maniera più strategica possibile. Ovvero, andiamo in questa maniera bassa. Dai, dai, che lo sconfiggiamo, dai, che lo sconfiggiamo, dai, che lo sconfiggiamo. Dai, 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 veloce, veloce, veloce. Ok, l'abbiamo sconfitto, raga. E l'abbiamo sconfitto, per forza. Ok, vai, vieni, veloce, 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 veloce. Ok, diciamo che sono morti 17. Non lo voglio neanche riaffrontare questo boss, perché dà un sacco di fastidio, raga, che voi non sapete. No, raga, voi non potete immaginare che fastidio mi stia dando sto boss. C'è abbastanza complesso, ma anche no. Non lo riaffronteremo nemmeno mai. Ok, saltiamo su Ocin. Sì, ho capito che non serviva a niente questa lettera. In pratica serve soltanto per uccidere i Pikmin, che già erano uccisi per i fatti loro. Vabbè. Comunque sta di fatto che effettivamente le comandille alcune volte vi possono anche allontanare da quello che doveva essere effettivamente il volere effettivamente del gioco, ovvero quella di ghiacciare effettivamente il nemico. Perché i Pikmin ghiaccio voi non li dovete mai scartare. L'ho notato nelle speedrun. Ora vi parlerò un pochettino di speedrun, perché praticamente abbiamo finito il gioco. Nessun te l'abbiamo fatto. Anche se, come vedete, il salvataggio che ci rimane è soltanto uno. E noi comunque questa zona e tutte le altre zone abbiamo salvato tutti quanti i naufraghi. Ciò significa che sì, dobbiamo vedere un pochettino che cosa fare. Oh no. Oh no, è lui. 3, 2, 1, date il benvenuto a lui, il mostro delle avventure notturne, colui che ha un bruttissimo odore, a quanto pare. Dai, l'attacco, ve l'attacco, ve l'attacco, ve l'attacco, ve l'attacco, attacco, ok, l'abbiamo vinto, l'abbiamo vinto, raga, l'abbiamo vinto, l'abbiamo vinto, l'abbiamo vinto. Ah, 48, bro, in che senso 48? Diciamo che adesso ce l'abbiamo 69. 69 effettivamente è meglio di 48. Ci siamo tutti d'accordo su questa scelta. Posso dire che effettivamente è l'unica cosa che potevamo fare. Non potevamo letteralmente fare altrimenti. Ma io come sono lenti comunque Pikmin viola, sono molto lenti. Eh sì, andremo avanti di Pikmin rilascenti, perché è l'unica cosa che possiamo fare al momento, purtroppo. E comunque io presumo una cosa. Dopo che avremo finito comunque questa caverna regale, effettivamente, dove stanno tutti i boss che abbiamo sconfitto, secondo me, e solo secondo me, avremo la possibilità comunque di moltiplicare tutti quanti i Pikmin. Ora siamo in progresso 50%. Ciò significa che dopo quest'area, ecco, c'è lui, ovviamente. Dopo lui ci dovrebbe essere anche un intervallo. Lasciami stare. In che senso lasciami stare? Che cosa ci vuole nascondere lui? Io ti vengo a cercare. Ok, non ha importanza, continuiamo l'avventura, perfetto. Vabbè, visto che abbiamo soltanto un Pikmin, diciamo che non ce ne possiamo fare effettivamente niente, perché tanti Pikmin ghiaccio comunque possono servire, però solo uno non serve proprio a niente. Che cos'è questa cosa? Perché è ammagliante? Non l'ho capita sta cosa. Ehi, buongiorno. Buongiorno, sono tre di queste bestie. Ok, che cosa sono queste bestie praticamente? Oh no, arriva da noi. No, non arriva da noi, perfetto. Ok, abbiamo sconfitto in questa maniera. Bastava soltanto attaccarla direttamente. Va bene, non me l'aspettavo effettivamente. Mi aspettavo che fosse qualcosa di molto peggio, però effettivamente andava fatto così. Ci sta davvero tanto. 3-2-1, via. Ok, stunnata, 3-2-1, all'attacco. None, 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 none. Perché? Perché? Io mi chiedo perché, 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 perché. No, erano a 69, adesso siamo a 64. Non ho capito dove sta l'altro, però vabbè. Non mi esprimo in merito, guarda. Non mi esprimo in merito. Dai, attacca. Attaccami, attaccami, attaccami. Attaccami, attaccami, attaccami. Ok. None. None, ok. L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto. Però non ha visto me. Dai, dai, dai. Attacca, attacca, attacca. Ok, via. Abbiamo vinto. GG. Questa è buona, raga. Questa è buona, questa è buona. Me la sento buonissima. Davvero GG, raga.
Ok, questo abbiamo fatto. La porta sicuramente. Ecco, la porta si è aperta. Quello che immaginavo di sentir dire. Qua c'è un tesoro nascosto. What? Che tesoro è? È un filo per pescare, è stato recuperato. Ma a quanto pare anche un'arancia. Non ho capito sta cosa, va bene. Via. Qua sicuramente c'è qualche altro tesoro. No, non ci sono tesori, ma... Ok, qua c'è del lettere sicuramente. Sicuramente c'è del lettere. Tesorometro non ci dice niente. Quindi l'unica cosa che possiamo dire in merito è prendiamoci questo benedetto lettere. Ah, l'abbiamo già completato al 100%. Ok, si potrebbe salire sopra? Magari? Magari? No, non si vede alcuna via d'uscita. Questo è molto interessante, raga. Quindi significa... Come facciamo noi a continuare sempre di più? O usciamo direttamente noi e salviamo direttamente il gioco come si dovrebbe salvare direttamente? Non lo so. Comunque, ragazzi, siamo già da 20 minuti. Almeno io sto da 20 minuti a registrare. E dobbiamo per forza togliere di mezzo lui. Altrimenti posso chiamare questo episodio caverna legale, però mi dispiacerebbe tantissimo. Allora, vabbè, stavolta non dico mai di noi. E i Pikmin viola. I Pikmin viola servono sempre. Assolutamente, via. Oh no, quante ne stanno? Oh. Vabbè, ho capito chi è. Dai, date benvenuto a... Dove sta? Dove sta? Sta al centro? No? Dove sta? Dove sta? Dove sei andato? In che senso? Non era... Non erano imperatori bulbici? No, qualcuno che mi deve mangiare tutti quanti i Pikmin sicuramente. Dove sta? Aiuto, ah ecco, era una zona di storia. Ok, dai, più simili descenti, più simili descenti, dai, che buono. Ok, bellissimo. Questo è molto bello, infatti anche nella 100% che sto facendo, sto utilizzando moltissimo questi nemici perché donano un botto di cosa. Quindi qua sarebbe il boss, praticamente, per continuare qua sarebbe il boss, oppure un all'estero soltanto. Ah no, è la venere, la venere. Ok, via, all'attacco. Quanti semini discenti, perfetto. E allora oggi vogliono stare tranquilli con noi. Vogliono dire fate tutto quello che volete. Ok. Trasportiamo. Veloce, perfetto. Facciamo nel cielo tutto quanto. Ok, nettare ci sta. Ci sta davvero tanto il nettare. Ok, GG. Ok, perfetto. Dai. Ok, era soltanto un tesoro da prendere qui. Buono, molto buono, molto togo come cosa. Però l'unica cosa che volevo era uccidere queste farfalle per vedere. Ok, droppano anche loro semini discenti, meglio così. Meglio così davvero, anche questo semini discenti, buono. E questo, che cosa dice? Nettare, va bene, il nettare si accetta sempre, anche perché i Pikmin scarsi ci sono sempre. Ok, perfetto. Prendiamo a sto punto questi altri. Ok, va bene. Accettiamo pure questo, dai. A sto punto, raga, l'unica cosa che vi dico, ritorno un attimo in superficie, ci vediamo tra pochissimo. Davvero tra pochissimo. E basta. Abbiamo completato già il 60%, raga. E sono morti 17 Pikmin bianchi. Cioè, i Pikmin bianchi stanno scemando già. È brutta. Molto brutta questa cosa, perché se sta comunque qualcosa di velenoso, perché non mi ricordo se il cane gigante era velenoso. Non me lo ricordo per niente, ma se sta qualcosa di velenoso siamo letteralmente morti. Il bello è che in superficie dovrebbe essere ancora giorno, infatti. È letteralmente ancora giorno, è assurdo. Pikmin selvatici, mamma mia. Ci sono altre come anville, questa è una zona sicuramente. Oh mamma. Va bene, e dobbiamo utilizzare più Pikmin viola possibili, sì. Va bene, ci sta, accetto la sfida. Anche perché i Pikmin viola serviranno sicuramente per trasportare sia tesori, sia per uccidere un sacco di cani giganti, un sacco di nemici, eccetera. Anche perché ricordiamoci che comunque i Pikmin viola sono i Pikmin più potenti del gioco, quindi vorrei dire. Ok, infatti io direi aumentiamo un altro pochettino i nostri Pikmin e trasformiamo in Pikmin viola. Ah, ecco come fare davvero 100 Pikmin viola. Effettivamente basta fare così e basta. Ok, perfetto. Eh sì, a sto punto fai avanti e indietro in quest'area, fai prima. Ecco come ha fatto lo speedrunner ad avere 100 Pikmin viola. Vabbè, ci sta. Siamo già 48 Pikmin viola, chissà perché. Ok, andiamo subito avanti in questo livello. Oggi non volevo parlare io, effettivamente volevo far parlare il gioco. Però è molto complesso il gioco, parlo io. Allora, vi dovevo dire una cosa oggi. Che sicuramente tra poco
Sì, dopo che esce comunque almeno questo video, dove io vado a sconfiggere il cane gigante, quindi non so se effettivamente è questo il prossimo. Dopo che facciamo sta cosa, subito, e dico subito, vado a prendere tutti quanti, cioè vado a iniziare praticamente a fare le speedrun di sto gioco. Secondo me è la cosa migliore che io possa fare al momento. Ok, perfetto. No, obbligati a chiamarmi indietro, va bene. No, tua sorella, ho sbagliato, sto sbagliando assai. Ok, perfetto. No, questa è l'elimitatura. No. Nessuno si deve disperdere, nessuno. Avete capito che nessuno si deve disperdere? Nessuno si deve disperdere. Ok. Voglio fare anche più volte la stessa cosa, non mi importa niente. L'importante è richiamarli sempre e non far morire neanche uno. Ok, sì. Anche perché lui utilizza la tecnica del richiamo, che è molto molto potente. Ok, perfetto. E sono già morti qualcuno, giusto? Sicuro? Sì. Ok, va bene. E abbiamo finito pure questo. 3-2-1. Via, morto. Veloce. Li ha uccisi due. Ci importa? Assolutamente no. Abbiamo un sacco di Pikmin bianchi? Assolutamente no. Ciò significa che ci dobbiamo muovere. Per forza. E oh no, perché vi sentite chiamati da questa cosa? Dovete muovervi. Dovete muovervi. Oh, grazie per averci dato almeno qualche Pikmin bianco in più, perché è assurdo. Oh, chi è? No, nessuno muoia. Nessuno muoia. Ok. Ok, nessuno muoia. Ragazzi, visto che i Pikmin erano ossessionati, non potevano andare avanti se non rompevano effettivamente queste cose, ho detto vabbè, rompeteli, fate quello che volete, basta che poi mi date una mano più tardi. Mi hanno dato una mano effettivamente, quindi diciamo che non mi posso lamentare per questo. Ok, altra lettera, non servirebbe male. Ok, perfetto, ci siamo tutti quanti potenziati. Portiamo direttamente quel pezzo di puzzle alla Beagle. Fatto, 3-2-1, via. 230? What's going, bro? È tantissimo. Cioè, raga, giusto per dire, sono 20 livelli, giusto? Cioè, sono meno 20 livelli. E siamo a livello meno 14. Mamma mia. Finiremo? Oh, questo è facilissimo, dai. Meno male che è capitato qualcosa di molto semplice. Ok. Ok, perfetto. Dai, tappate. Ok, perfetto. Via, veloce. Via, veloce come luce. Ok, è semplice. Molto molto semplice. Uccidiamo prima questo e poi facciamo altro. Ok, ci sta. Ci sta davvero nel chill. Ok. No, tu devi morire però. No, tu devi morire. Non hai capito allora il gioco qual è. What is going? Mi viene colpito il Pikmin viola. Stati zitto, voglio. Stati zitto. Oh, GG. Posso dire GG? Posso davvero dire GG? GG davvero. GG davvero. Questa me la sono giocata abbastanza egregiamente. Abbastanza egregiamente, oserei dire. Ok. Diamo tutti quanti i Pikmin viola che ci abbiamo. E noi passiamo, forse, se riusciamo, qua attraverso per prendere qualcosina in più. Oh mamma, sono troppi. Mi sa che ho esagerato leggermente con le cose da prendere. Però va bene. Dovrei stare abbastanza nel chill. 3, 2, 1. Si va davanti, siamo a 25 tesori su 48, ragazzi. Cioè, praticamente l'ultima zona sarà la zona dove ci sono un botto di cose. E ci mancano soltanto 5 livelli, eh. Cioè, più questo che dobbiamo fare adesso. Giusto per dire, pochissimo. Oh no, lui, no. No, sfida Dandori, no. No, per favore. Oh, che ostinazione. No, no, sfida Dandori, vero? Stiamo guadagnando terreno. Ok, non deve essere lontano assolutamente. Oh no, è quel nemico delle sfide Dandori, che non dà fastidio, però è fastidioso. Cioè, giusto averlo è fastidioso. Perché sta leggermente laggando il gioco? Non lo so. Oh no, oh mamma. Oh mamma. Va bene, non dovrebbe essere assolutamente un problema, giusto? Non dovrebbe essere un problema. O sbaglio? Perché non ci arrivo poi, oltretutto? Ok. Non l'ho capita sta cosa. Ah, perché ci sono questi getti d'acqua. Ok, che solo i Pikmin blu possono fare. Ok, se togliamo tutti di quanti i getti d'acqua, forse lo dovremmo riuscire a toccare. Almeno toccare. Sarebbe anche una cosa buona e giusta. Sì, perché è troppo sporco d'acqua, non riuscirei mai a fare qualcosa. Almeno il bello delle amici è che non si ristorano. E no, non metterò i miei Pikmin blu. So che ci sono tre comanville che possono darmi comunque 15 Pikmin blu. Ma no, non lo farò.
Mi spiace, ma non lo farò. Ok. Dai, 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 veloce, dai, veloce, dai, veloce, dai, veloce. Dai, veloce, statevi qua. Non siate attaccati. Dai, voi valete molti di più di questi. Ok. Però non siete effettivamente Pikmin alati. Qual è il problema? Vediamo se riesco a fare un bravo shortcut. No, non riesco a farlo, perfetto. Raga, abbiamo quasi finito. Scusate se sto facendo ogni tanto dei tagli, però purtroppo non vi posso far godere effettivamente di ogni singolo momento di questo long opened, si dovrebbe chiamare, perché è troppo troppo fastidioso. È molto molto lento nel camminare. Cioè, voi pensate che si muova velocemente, ma effettivamente è soltanto per grafica che si muove velocemente. È un'illusione ottica, assolutamente. È una bruttissima illusione ottica, oserei dire. Oh no, oh no, oh no, mi sta uccidendo i piccoli. No, 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 no. O faccio una ritirata strategica. No, non credo. Ok, si è fermato perché ha finito la propria potenzialità. Quindi 3, 2, 1, abbiamo sconfitto finalmente. Oh mamma. Oh, finalmente. Quanti tesori sono? Scusami, scusatemi raga, però sono leggermente troppi tesori. Mi sa che sono tutti bottoni. Sì, mi sa che sono davvero tutti quanti, tutti bottoni. Bella, davvero bella. L'unica cosa che oserei dire è dove si trova l'uscita. Perfetto. Ok, dovrebbero essere più o meno. Sono 3, 6, 9, 9, 10 bottoni. Alla faccia, ok, 10 tesori già ce l'abbiamo. Perfetto. Possiamo andare avanti? Grazie. Si può andare avanti, perfetto. Troppi tesori. Troppi tesori, non sono abituato a guardarli. Diciamo che siamo a 33 minuti di registrazione. Va bene, a quanto pare dobbiamo finire per forza qua. Scusatemi dell'episodio corto. Non immaginavo che la caverna legale fosse troppo, troppo grande. Però ho registrato tutto quanto insieme adesso. E taglio in post. Oh, letteralmente, no, l'uomo corrullo. No, l'uomo corrullo. Sì, vabbè. Che altro? Che altro? Vai. Dai, 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 dai. Il nuovo corrullo è fatto di che cosa? Di, non lo so. Dai, 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 dai. Ah, è vero. Posso utilizzare i semi recenti, non li sto manco a utilizzare. Dai, 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 dai. Ok, perfetto. Via uno, tolto. Tolto uno. Tolto uno. Ok, uno andava. No! Abbiamo perso tutti, perfetto. Bravissimo, Mattia. Ok. 3, 2, 1, si inizia direttamente la battaglia. Ovviamente con semi recenti. Per andare meglio. Ok. Fatete 2-1. Fatete 2-1. Fatete 2-1. Ok. Dovrebbe andare bene. Ok. Via. Avast. Avast. Dai. Lo stiamo colpendo assai. Lo stiamo colpendo assai. Ok. Perfetto. No. Saltiamo su Ocin. Perfetto. Lo lasciamo stare. Lo lasciamo stare lui. Tanto è morto. Che cosa ci può fare ancora? Niente di niente ci può fare. Anzi, se l'uomo corrullo effettivamente ce lo toccasse, sarebbe anche cosa buona e giusta. Anche perché non credo che si possa rigenerare. Giusto? Siamo tutti d'accordo che non si può rigenerare? Aia, aia, tua sorella, tua sorella, tua sorella, tua sorella. Dai, dai, salta, 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 salta. Dai, è veloce. Sì, vabbè. Sì. Sì. Che cosa significa sta cosa? Che mi significa? Stiamo davvero nei pastisci. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Attacca. Attacca veloce. Attacca veloce. Dai. Fatete 2-1. Fatete 2-1. Fatete 2-1. Fatete 2-1. Vai, vai, vai. Sempre l'attacco. Sempre l'attacco. Tanto questi sono i piccoli. Grazie di averci regalato un joystick destro. Che sicuramente serve molto. Sicuro. Però possiamo adesso aumentare sicuramente i nostri piccoli viola, forse. Possiamo aumentare un pochettino la nostra velocità perché siamo molto molto lenti. 3, 2, 1. Via. Veloce. Grazie. Ok, grazie. Ok. Mo adesso dovrebbe servirci un altro po' il turbo per fare questo. Ok. Per fare anche questo. Per fare in questa maniera così. Ok. No, niente, non ci abbiamo fatto. Non volevo fare il pro nel fare lo speedrunner effettivamente, però noi stiamo giocando in una vanilla, oserei dire. Quindi ci sta davvero. Siamo davvero nel chill. Sì, sì, ci sta. Siamo a livello meno 17. A livello meno 19 io stoppo direttamente il video, qualsiasi sia il minuto in cui ci arriviamo. Ho tagliato sicuramente un sacco di cose. Il video verrà sicuramente molto, molto breve. Non avrò fatto praticamente quasi niente, oserei dire. Però l'unica cosa che posso dire è questa. Ok, dai, dai. Attacca, 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 veloce. Veloce. Sì, bravissimi.
avete compreso pienamente come si gioca. Posso dirlo? Avete compreso pienamente come si gioca. Oh, che giocata strategica. Posso dire che è giocata strategica. Che giocata strategica, raga. Ok, adesso attacchiamo tutti. Tanto nessuno ci può mangiare. Cioè, letteralmente, se ci mangiano qualcuno, mamma mia. Cioè, devono essere super mega ultra pro. Ok, i Pikmin viola in pratica non vengono attaccati. Ecco perché non ho avuto niente da che fare con loro. E basta, niente. Abbiamo vinto. Abbiamo letteralmente vinto. Ce la siamo giocata egregiamente. Dico soltanto egregiamente per non dire altro. Perché letteralmente ce la siamo giocata non bene, ma di più. Ok, perfetto. Qua ho anche lo spazio per passare. Qua andiamo in questa maniera qua. Ok. Pico d'India l'abbiamo preso. Pure questo. E basta. Io direi che per quest'oggi è tutto. L'editing che comunque ci è voluto per questo video dovrebbe essere all'incirca di un'ora. Sì, perché io per editare questo tipo di video dove taglio, strataglio, ci vuole letteralmente un'ora. Caverna Legale, grazie mille per aver visto fino alla fine comunque questo video. Scusatemi se dura poco, scusate del poco intrattenimento. Purtroppo, come avete visto, i boss sono difficilissimi da avere. Cioè, comunque non da avere, da essere affrontati. Faccio semmai l'imperatore Bulbico. Però vi giuro che secondo me tua sorella ha aiuto. Ok. Ok, vai. Forse riusciamo. Ok, vai. Se vieni. Da quando è che funziona in questa maniera? No, mi ricordavo che questo fosse un imperatore Bulbico in questa maniera. Non ho capito che senso avesse questo boss effettivamente. Però va bene, questi sono altri dettagli. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto letteralmente tutto quello che potevamo fare. Questo è un imperatore Bulbico in questa maniera. E basta. Quindi bisogna trasformare qualcosa in Pikmin blu. Interessante. Non potevo mai immaginare una cosa del genere. Va bene, allora prendiamo semmai questi. Li trasformiamo, visto che sono 12, in 12. Questo non ce ne importa niente. Andiamo avanti. Ma scusa, ma Orchin non può mangiare. Forse dovevo chiamare Orchin. Va bene. Abbiamo fatto praticamente tutto quanto. Io direi di congedare. No, non bisogna congedare. Però io vi congedo. Siamo praticamente a 50 minuti di gestazione per me. Non so quanto sia venuto il video, ma era per far vedere che effettivamente abbiamo fatto un bel po' di cose. Detto questo, ragazzi, spero che abbiate apprezzato. Spero di vedervi in un prossimo episodio. Like, iscrizione al campanello. E ci vediamo nel prossimo episodio, dove andremo a affrontare il cane gigante. Detto questo, ciao a tutti.